Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luciano Ciocchetti di Fratelli d'Italia per parlare del decreto e del DDL che ha presentato oggi il governo che riguarda le liste d'attesa. Allora, era un provvedimento molto atteso perché insomma, abbiamo visto quali sono le difficoltà in cui si trovano le regioni per gestire questo impedimento che non permette a tutti di avere l'assistenza sanitaria. Alcune regioni, a quanto pare, dalle inchieste che abbiamo visto, addirittura avrebbero falsificato i dati statistici sulla possibilità di fare questi interventi. Allora, l'impegno del governo c'è, perché il doppio provvedimento, e soprattutto è un buon segno lavorare il sabato e la domenica per ridurre queste liste d'attesa. Molti si chiedono i soldi dove stanno. Beh, intanto credo che sia un intervento importante che il governo assume di mettere mano ad un problema annoso, perché non è un problema di oggi, le liste d'attesa sono problemi che derivano da più di 20 anni, con maggiore problematiche in alcune regioni, in altre meno, ma comunque in generale questo problema c'è anche dove la sanità è di cosiddetta eccellenza. E quindi è importante che il governo, il Ministero della Salute, riacquisisca il ruolo di governo di questa problematica, definendo una serie di passaggi assolutamente importanti. Il primo è che ci sia finalmente tutte le agende del pubblico e del privato accreditato, che sono ai sensi della 502 del 92 pubblici a tutti gli effetti, perché vengono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale e dai Servizi Sanitari Regionali, siano collegati ad un unico CUP, cioè a un centro di prenotazione. Oggi non è così. Che è, Ma diciamo, un CUP unico per tutte le regioni? Cioè, c'è un io CUP. telefono al CUP e mi vengo collegato con. No. Allora, la proposta, chiaramente i CUP saranno regionali, ma Ok. saranno interoperabili, cioè saranno collegati su un'unica piattaforma nazionale. Ok. Ma il problema è collegarci le aziende, perché fino ad oggi le aziende delle visite, della diagnostica, delle visite specialistiche, dei ricoveri e compagnia varia non erano collegate tutti. I privati se sceglievano i pazienti per conto loro, i pubblici ugualmente, cioè non avevano il 100% delle aziende collegate al CUP, cioè quando uno telefona e può prenotare una visita. Quindi questo è il primo passaggio. C'è l'obbligo di collegare tutte le aziende con una verifica nazionale, perché oggi i dati non sono nemmeno a conoscenza del Ministero della Salute, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio qualche giorno fa, in cui purtroppo i dati esatti sulle liste d'attesa non sono a conoscenza e quindi viene fatto una necessità, un'azione per poter avere contezza dei dati e quindi poter anche intervenire caso per caso e verificare. L'altra questione è superare il tetto di spesa sul personale, che è un tetto di spesa bloccato al 2004, quindi 20 anni fa. Si supera già dal 2024, nel senso che ogni regione potrà diciamo, superare il tetto del 15% e dal 2025 viene abolito. Con un'azione in cui Agenas sta definendo un percorso di definizione del fabbisogno struttura per struttura, reparto per reparto. E quindi diciamo Cioè, quello l'Agenas avrebbe un compito di pianificazione? sul fabbisogno del personale medico, infermiere, infermieristico, del comparto di OSS sarà definito, è stato realizzato una specie di algoritmo che definisce in pratica il fabbisogno secondo le specializzazioni del reparto, dell'ospedale, del poliambulatorio, della struttura sanitaria. E questo viene inserito all'interno, porterà al 1 gennaio del 2025 ad eliminare il tetto di spesa generico che oggi esiste dal 2000, che appunto era riferito al fabbisogno del 2004. Si istituisce presso il Ministero della Salute un osservatorio che verificherà
i dati sulla gestione delle liste d'attesa. Si precisa che non si possono fare più prestazioni in intramenia che non nel pubblico. Abbiamo dati a campione che dicono che che in uno stesso reparto, in uno stesso ospedale, si fanno più prestazioni in intramenia che non quelle del Servizio Sanitario Nazionale, e si specifica per legge che questo sarà vietato assolutamente. E il tema della gestione di liste d'attesa diventa anche un indicatore per il giudizio dei direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari. Le risorse sul decreto legge, ci sono circa 300 milioni già stanziati. Quindi i soldi ci sono? Sulla parte decreto legge, cioè la parte emergenziale, okay, ci sono già 300 milioni che servono per pagare di più le prestazioni aggiuntive dei medici e degli infermieri professionali e ad abbassare sulle prestazioni aggiuntive la tassazione. Non sarà più il 43%, ma sarà il 15% per la parte prestazione aggiuntiva, al di là del reddito che il medico, l'operatore sanitario, avrà. Il DDL avrà bisogno di una copertura più ampia, fino ad arrivare a 1,2 miliardi, sarà calcolato, e poi comunque anche credo che la scelta sia stata anche per consentire al Parlamento, sulla parte del disegno di legge, di poter anche aprire un confronto con tutte le parti per poter affrontare un primo passo di riorganizzazione del sistema. Il DDL a cosa serve in particolare? Beh, il DDL affronta tutta una serie... Rispetto al decreto, ecco. Vabbè, il decreto interviene a dare una risposta immediata sulla gestione delle liste d'attesa, le cose che abbiamo detto prima. Il DDL rientra anche nella fase di riorganizzazione del sistema, certo, consentendo quindi di poter gestire gli ambulatori, poliambulatori, aumentare la possibilità per fare prestazioni che se un ASL certo, non riesce a soddisfare le prescrizioni, quelle soprattutto urgenti, cioè quelle delle prestazioni che si devono fare entro le 72 ore, si possa andare dal privato accreditato ad acquistare, certo, oppure a fare in intramenia ma col ticket. E quindi costruendo un sistema che sia in grado di poter dare comunque risposta al cittadino, al paziente che ha bisogno. E poi c'è questa cosa che dovrà essere organizzata sulla capacità, appropriatezza prescrittiva. C'è un articolo, è specifico, perché è chiaro che il medico prescrittore o il medico di medicina generale o il medico specialista dovrà definire con una presunta diagnosi se è una cosa urgente da fare entro 72 ore, oppure se è una cosa differita che si può fare entro un mese, oppure se è una cosa che si può fare entro 60 giorni, cioè anche definire un percorso con una diagnosi definita, su cui sta lavorando anche l'Istituto Superiore di Sanità per definire delle linee guida più precise, certo, e più specifiche, e per cui questo è stato lasciato al disegno di legge proprio per avere il tempo di far, certo, combaciare queste esigenze e trovare anche altre risorse. E c'è bisogno di un successivo intervento delle singole regioni, o bastano questi due provvedimenti? Beh, le regioni dovranno, assolutamente, c'è anche nel disegno di legge la possibilità per le regioni di pagare di più i medici. E quello viene lasciato, certo, alla scelta autonoma, le regioni possono decidere in alcuni casi di dare il 10% di remunerazione, certo, in più ai medici. Senta, e quello è lasciato chiaramente alla scelta regionale. L'ultima cosa, siccome lei è una persona che conosce bene questo settore, se ne, sì, occupa da tanti anni, allora le prestazioni il sabato e la domenica, allora i sindacati come la prenderanno? Cosa si aspetta? Oppure pensa che oggi ci sia una maggiore flessibilità in questo? Guarda, io vedo nel Lazio, per esempio, il San Camillo ha aperto il sabato e la domenica per fare la diagnostica, sì, TAC, risonanze magnetiche, trovando anche un accordo con le organizzazioni sindacali. Senza problemi in certo caso? Senza, no, grossi problemi. Okay. Si tratta di definire, chiaramente, dato che c'è la possibilità di pagare di più con le prestazioni, certo, aggiuntive,
e anche di defiscalizzare una parte di queste prestazioni aggiuntive, invece del 43% paghi il 15% di tasse, credo che possa questo invogliare anche le organizzazioni sindacali a trovare nelle singole regioni un accordo che consenta di aprire il sabato e la domenica, perché è assolutamente fondamentale, anche perché soprattutto per la parte diagnostica e oggi di grandi tecnologie che abbiamo nel sistema sanitario nazionale, queste macchine devono lavorare, certo. Più meno lavorano e peggio è. Sì. L'ultimissima cosa, il decreto ha una sua vita, 60 giorni, se non viene approvato quasi contemporaneamente il DDL, il decreto resta monco? No, sono due. Diciamo che è stato diviso in maniera, poi leggeremo bene i testi, perché certo. Però da quello che abbiamo a conoscenza, non essendo ancora arrivato qui in Parlamento. Sono due cose che marciano, diciamo, separatamente per colpire anche insieme, se poi chiaramente si collegano in una profonda capacità di riorganizzare il sistema, che credo che al di là delle risorse sia la prima cosa da affrontare. Bene, grazie della pazienza, grazie. Perché insomma so che ci aveva tanti impegni oggi. Ringrazio l'onorevole Luciano Ciocchetti di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato del decreto e del DDL che cerca di risolvere il problema delle cosiddette liste d'attesa. Grazie. Grazie a voi e buon pomeriggio.